Ciao a tutti, quest'oggi presentiamo il nuovo modello, ovvero il QY19, che è di una marca, la QCY, spero di aver letto bene, che è un marchio che abbiamo già incrociato diverse volte in quanto produce tanti di questi auricolari di fascia medio o medio-bassa. Nella confezione troviamo il manuale di istruzioni, il cavo micro USB, ben 4 coppie di gommini per le differenti misure, 2 coppie di supporti per le orecchie di questo tipo nuovo, ovvero questa col tipo il corno, eccolo qui, e ovviamente il nostro paio di cuffie, che è di un azzurro e bianco che per un romanista come me è un po' un fumo nell'occhio, però comunque posso pensare che sia gradevole per chi vede qualcun altro. A parte questa piccola considerazione personale, parliamo un po', diciamo, di caratteristiche. L'auricolare comunque è in linea, diciamo così, strutturalmente alla fascia media. Abbiamo un cavo di quelli ordinari, quindi non piatto, cosa che comunque a me non mi fa impazzire, anche se comunque è molto corto, quindi non dovreste avere problemi di grovigli. Abbiamo invece un ampio telecomando con il tasto multifunzione centrale, i tasti più e meno per il volume. Questa è una cosa molto buona in quanto non sempre l'abbiamo. Abbiamo ovviamente il microfono, l'ingresso per la micro USB, eccolo qui, e poi il nostro paio di cuffie, eccolo qui, la nostra struttura principale, in cui abbiamo questi nuovi tipi di supporti che vanno in effetti a sostituire quelli con il cerchietto. A livello di caratteristiche abbiamo il Bluetooth 4.0, quindi comunque buona ottimizzazione per quanto riguarda i consumi e la trasmissione del segnale, il protocollo aptX che garantisce comunque un'ottima latenza, quindi un poco lag fra l'invio del segnale e la ricezione del segnale, e una qualità audio di buon livello. A livello, diciamo così, invece uditivo, proprio per quello che sono le mie considerazioni, e l'ho provato anche a lungo, e hanno un audio abbastanza buono, niente che faccia con criterio al miracolo, comunque sono di buon livello visto comunque la gamma di prezzo. È ovvio che non ci si può aspettare di avere uno stereo nelle orecchie, però comunque ha una buona resa, anche e soprattutto perché comunque le frequenze non sono sbilanciate, ma sono abbastanza bilanciate, quindi abbiamo bassi e alti che si sposano bene, e ad alti volumi c'è una predominanza molto forte dei bassi, però come sappiamo questo è in questo tipo di cuffie è normale. Abbiamo anche la soppressione del rumore esterno, cosa che comunque rende l'ascolto molto più gradevole. A livello autonomia invece abbiamo un'autonomia dichiarata dalla casa di circa 6 ore, io in verità più di 5 non ne ho mai fatte, però ovviamente dipende anche dall'utilizzo che ne fate. Comunque diciamo l'autonomia è in linea con la media dei prodotti di questo genere. Considerazioni finali: la struttura comunque è solida, è ben fatta, non presenta imperfezioni, sembra comunque fatta per resistere. La qualità audio è nella media della gamma. Il prezzo di vendita invece è molto basso, quindi comunque mi sento di consigliarlo, soprattutto per chi magari non vuole spendere troppi soldi per un paio di auricolari sportivi. E vi ringrazio, alla prossima recensione, ciao a tutti!